Si ferma il sogno della Paffoni, travolta in gara 3 dalla Ferraroni Cremona alla Palabattisti, finisce 77-51 per gli ospiti che hanno dominato la scena, hanno conquistato meritatamente, dimostrando di essere più forti. La finalissima dove troveranno una tra San Miniato e Pavia, in questo momento la serie dopo la vittoria esterna di San Miniato a Pavia vede i toscani avanti 2-1, una Paffoni che, come era successo in gara 2, è crollata a livello nervoso dopo un primo tempo chiuso sotto di 2 punti dopo la tripla di Busciati del 36 pari. Le giocate del migliore in campo, Milanovic, di Bona e di Preti, hanno dato il là allo strappo decisivo, uno strappo a cui Omegna non ha saputo minimamente opporre resistenza, tant'è che sono arrivati i fischi ingenerosi da parte del pubblico del Palabattisti. Cremona vince e festeggia una qualificazione alla finale assolutamente meritata per Omegna dopo questa serata, tanto su cui riflettere. Il sogno Serie 2, come abbiamo detto, deve nuovamente essere messo nel cassetto, ma rispetto ad altre eliminazioni questa è un'eliminazione che in assoluto fa meno male, perché quando nello sport vince come questa sera chi è più forte, il verdetto può anche essere accettato con maggiore serenità. Innanzitutto fare i complimenti a Cremona, che ha meritato di vincere. Io tutto l'anno, tutte le volte che abbiamo vinto, abbiamo perso, ho sempre stimato gli avversari, allenatori e giocatori, e così come adesso loro sul campo sono stati più bravi di noi e hanno meritatamente vinto. Complimenti ai miei ragazzi, perché abbiamo fatto un anno straordinario. E nessuno avrebbe mai pensato che saremmo arrivati terzi, e logicamente poi da terzi a semifinale la speravamo tutti. Volevamo fare un percorso diverso, non ci siamo riusciti, perché Cremona difensivamente è stata piuttosto di noi. Noi abbiamo il rammarico sicuramente della prima partita, dove condotta per buona parte poi nel finale non abbiamo avuto il guizzo vincente. Per di più sono arrivato a fine settembre dovendo fare tutto di corsa, e non posso dimenticare che qui è stato un gruppo eccezionale, con un pubblico eccezionale, con una società eccezionale, che ha raggiunto un risultato all'inizio impensato. Poi dopo il basket è questo, giustamente chi è più forte vince, poi va avanti.